conosciuto per mezzo degli apostoli. Quindi è certo che il regno di Dio, l'unico Dio di Israele, sarà diffuso fra tutti i popoli a causa dell'eredità che Geshua ci ha lasciato. Tutti abbracceranno la stessa religione e certo tu sarai regina, essendo la madre sua. Tu sei rimasta giovane, incorrotta. Noi invecchiamo e moriremo, ma tu certo vedrai vivente il suo ritorno. No, io sono solo una semplice creatura che, paragonata a Dio, è meno di un granello di sabbia. O meglio, un vero nulla, perché egli solo è colui che è. E quindi, questo gran Signore, sempre indipendente e bastante a se stesso, non ebbe e non ha neppure ora assolutamente bisogno di questa sua serva per compiere i suoi disegni. Però, supposte le cose come in effetti sono, avendo Dio voluto incominciare a compiere le sue grandi opere per mezzo del mio umile seno, egli ha deciso di non mutare questa decisione per elevare il mio cuore immacolato al servizio del regno di carità e giustizia di Geshua nella nuova Gerusalemme che verrà. Ma quando avverrà questo? Quanto aspetterà Dio prima di liberarci dalla schiavitù dei nostri peccati? In effetti, volevo dirti che per Dio, che è uno, e tre persone nella stessa natura, come una famiglia, il tempo che noi misuriamo con la clessidra e le albe e i tramonti, lo spazio che separa le città con miglia e miglia di strade, e la moltitudine di luoghi di tutto questo mondo ed anche del cielo non sussistono. Cioè,